primo salto lei ne propone due, uno Yurchenko con doppio avvitamento, mentre il secondo è un salto avvitato con mezzo giro, una Potkopayeva. Ma siamo andati a vedere un atleta non meno interessante, la rumena Isbasa. Terza ai campionati del mondo nel concorso generale di Aarhus nel 2006, nell'edizione che laureò Vanessa Ferrari campionessa del mondo. 18 anni, 1,64 m per 51 kg e nel pieno della sua maturità artistica. Salto avanti, flesso, recupera bene questo sbilanciamento, cerca di diminuire e limitare i danni riprendendo subito lo sbilanciamento. Salto laterale. Dalla rondata il triplo avvitamento, salto indietro teso con tre avvitamenti. È anche questo un esercizio molto maturo, Carmine. È vero che a Pechino mancano diversi mesi, la preparazione non deve neanche essere in questo momento al 100%. Eccola un jambé, ben fermato l'arrivo. Salto indietro teso, smezzato. Bene il collegamento. Tanto la Benolli non hanno fatto vedere in regia internazionale. Ha compensato molto bene Lia perché il punteggio di partenza è molto alto. Due punti, quasi due punti, vuol dire che ha divaricato, ha piegato un po' le braccia, anche se non l'abbiamo visto, ma insomma intuiamo e non dovrebbe esserci un errore, una caduta, quindi è soltanto esecuzione di imperfezioni durante tutto l'esercizio. Adesso è stata annunciata Vanessa Ferrari, vediamo di seguirla magari in radiocronaca mentre è pronta la Isbasa, che si esibirà sulla musica di Tema Teleni di Michel Laurent. Partita intanto Vanessa Ferrari, vi daremo conto soltanto di elementi evidenti, particolari. Intanto qui c'è uno Tsukara con un piccolo sbilanciamento alla fine. Bene, intanto Vanessa il Kachev. Lo slancio appoggio, due avvitamenti e mezzo e ancora un salto teso avanti con un avvitamento. Doppio teso con caduta però di Vanessa Ferrari, doppio teso è molto scarso lo slancio e Vanessa è costretta ad atterrare sulle ginocchia. Vanessa Ferrari aveva fatto tutto in maniera eccellente con un doppio teso di uscita ed è caduta però sulle ginocchia, anche questo equivale allo 0,80, non conta che si sia rialzata proprio immediatamente, è stato un attimo. Pensate che 0,80 basta semplicemente appoggiare una mano sulla pedana per considerarla caduta. In questo il punteggio internazionale è spietato ed è un'altra piccola tegola sulla testa dell'Italia se vogliamo rappresentare questa competizione come una corsa verso il podio. Intanto la rumena ha terminato con un bellissimo triplo avvitamento, quindi ottimo corpo libero della rumena. E ci avviciniamo adesso all'ultima rotazione decisiva. Però la partenza di Vanessa è altissima, 6,90 e gli viene assegnato un 14,95, quindi senza quell'errore avrebbe superato agevolmente il 15. Sì, 15. Le azzurre. Sì, beh, è il periodo, io credo che siano le giornate particolari, si incappa in un errore, poi arriva il secondo e si comincia poi ad entrare in difficoltà con mancanza in tutto il gruppo della concentrazione necessaria per tirare
una gara sbagliando meno possibile. E Volos siamo stati noi fortunati, perché succedeva la stessa cosa a Romania e Russia, quello che è successo a noi oggi. Quindi insomma è un